vi dico solo una cosa, voi non siete pronti. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come avrete detto dal titolo, oggi scarteremo questo calendario, secondo me pazzesco, di Douglas. Ma non si tratta del classico calendario tema Douglas o Douglas, non so come ve lo chiamate. Ma tenetevi pronti perché è un calendario multi-brand. Io me ne sono spoilerata qualcuno per capire un po' l'importanza di questo calendario. Vi dico solo che il valore è di 400 euro circa, ma io l'ho pagato 65. 65. Si chiama Exclusive Christmas Calendar a 24 caselle. In realtà il prezzo originale è 69,99, ma se vi iscrivete comunque alla newsletter state sicuri che avrete qualche sconticino da poter utilizzare, come ho fatto io. Quindi questo è il calendario, ha questo bellissimo colore rosso con decori dorati che infatti riflettono la luce, ma già ci sono degli spoiler nella copertina che io non avevo visto. Vabbè, ci sono dei brand, quindi è come se fosse una galleria e all'interno ci sono scritti alcuni brand, presumo, presenti nel calendario e non ci resta che aprirlo. Tra l'altro nel frattempo ne approfitto per dirvi che se siete capitati un po' a caso nel mio canale, se vi va di supportarmi per arrivare almeno a 3200 iscritti, per me sarebbe un grande traguardo. L'interno è molto basic, quindi ci sono le caselline in cartone e tutti i numerini che riflettono in oro con in basso degli alberi di Natale. Dei pacchetti regalo, dei fuochi d'artificio, ci piace. In tutto ciò il mio sfondo è ancora autunnale perché chiaramente siamo tipo l'8 ottobre, però sicuramente meglio dei calendari che sono usciti ad agosto. Direi che è giunto il momento di cominciare, quindi let's go! Allora, da questa parte abbiamo la casellina numero 1. L'apertura ci piace, molto carina. Già vedo una cosa bellissima, amo. Allora, innanzitutto si presenta con le caselline che si aprono in questo modo e qui una breve descrizione del prodotto, ma già vi dico che al giorno numero 1 c'è una bellissima full size di crema mani di Rituals. Questa qui è quella con fiore di ciliegio e latte di riso. Pazzesco! Comunque vorrei scusarmi se sentite tipo un rumore di sottofondo, tipo qualcuno che russa, perché in realtà è il mio gatto. Andiamo con la casellina numero 2, io tra l'altro sono un po' ciecata, sono già messe sparse e farò sicuramente difficoltà a trovare i numeri. Ah, eccolo qua, è un quadrato. Ok, un prodotto del brand Beauty Blender, che diciamo che è famosissimo appunto perché è nato proprio con le sponge, i pennelli, più avanti il fondotinta. E questa qua è una mini blender per il contorno occhi. Quindi ci piace, sicuramente in umidità diventerà comunque più grande ed è super morbida. Avrei preferito sinceramente la dimensione classica, ma ricordiamoci che questo calendario ha un valore di 400 euro e l'abbiamo pagato 69, quindi sicuramente ci sarà altro in serbo. Quindi va bene. Casellina numero 3, questo è il prodotto, si tratta di Peter Thomas Root. Mai sentito? Dovrebbe essere una maschera a base di acido ialuronico ed è un 14 ml, quindi in questo caso una mini size, una travel size, molto carina per provare il brand che io non conoscevo e il prodotto di per sé. Ma andiamo con la numero 4. No vabbè, già ci stiamo riprendendo perché abbiamo trovato una mini size del profumo viralissimo di Sol de Janeiro. In realtà si tratta di un'acqua profumata più che di un profumo, ma sono estasiata perché questo qui è andato letteralmente virale, cioè non hanno messo una profumazione a caso, ma quella più virale del brand, che io non ho mai sentito tra l'altro, quindi apriamo subito. Intanto com'è carina questa travel size, che comunque è un 30 ml, quindi abbastanza degna. Mi piace, è un body mist vaniglia, orchidea, violetta e sandalo. Si è molto dolce, è leggermente floreale, ci sta, sa un po' di pulito praticamente. Casellina numero 5, la vedo piccina.
ci piace perché questo qui è un olio per cuticole 97% di origine naturale. Direi di aprirne due di seguito. Facciamo quindi la 6, che è bella grande, e la 7. Devo ammettere che ci piacciono queste caselle. Nella prima abbiamo il brand Barbour, che era uno spoiler della copertina, ma che onestamente non ho mai provato. Si tratta di un booster a base di collagene, sono delle sorta di ampolle e dovrebbe essere proprio un siero per il viso. Caspiderina! Beh, ci piace, è proprio un trattamento bellissimo, non vedo l'ora di provarlo. E poi casella numero 7, che amo, Mesauda, è una full size del Matrix Gloss, voglio subito vederlo. È il primo prodotto make up. Ah, ok, speravo fosse una versione glitterata, però ci accontentiamo lo stesso. È il classico gloss di Mesauda nella tonalità trasparente, che però posso dirvi torna sempre molto utile. Andiamo alla numero 8. Mi piacerebbe trovare un po' più make up per il momento. Deep Sleep Pillow Spray. Questo qua praticamente è uno spray che ha delle aromi che ti consentono in teoria di farti addormentare più in fretta, tranquillamente. Volevo sapere gli ingredienti contenuti all'interno, ma non lo vedo scritto da nessuna parte. Comunque di base di solito questi spray hanno un po' tipo di lavanda, comunque fragranze appunto che ti consentono di rilassarti. Si sa proprio tipo di lavanda, di zenzero, un po' di geranio, tutti quegli oli essenziali rilassanti. Molto carino. Devo dire che io non ne ho per niente bisogno perché io mi addormenterei pure all'impiedi se necessario. Però, però un prodotto sicuramente utile. Era la casella numero 8? Credo di sì. Quindi andiamo alla 9. Allora, ho sentito parlare di questo brand, non lo conosco, infatti non so come si pronuncia. Dottor Auschka. Questo è il prodotto. Si tratta di una crema fluida contorno occhi che aiuta a prevenire la formazione delle rughe. Ci piace, devo dire, perché ormai all'alba dei 28 è sempre utile. Ed è pure una bella size, perché per essere una crema contorno occhi sono 12,5 ml di prodotto, che direi che è lo standard. Anzi, molte volte sono ancora più piccole le creme contorno occhi. Mi piace molto. Adesso direi di fare 10, 11 e 12. E alè. Quindi 10, 11 e 12. Allora, la 10 probabilmente per il momento è una delle mie caselle preferite, perché si tratta di una matita labbra di MAC. Cioè, solo questa costa tipo 20 euro. Il calendario costava 69. Tra l'altro è una di quelle colorazioni molto famose perché Whirl di MAC è super famosa. Faccio qui uno swatch. Devo ammettere che è un po' durina la mina. Magari col freddo si è un po' seccata. Questo è il colore. È un bellissimo nude con un tono anche un po' rosato, caldo, che ci piace molto. Devo ammettere. In questa tripletta abbiamo trovato poi Magic Toner, Cleanse Moisturizer and Prep Your Skin. Quindi sarebbe un tonico 3 in 1, in una size da viaggio, sempre molto comodo. E poi ho trovato un altro prodotto che trovo sempre super carino e azzeccato, del brand Real Techniques. Sono anche qui delle spugnette piccoline, quindi adatte sempre per il contorno occhi. La trovo un po' una ripetizione con la sponge di Beauty Blender, sempre per il contorno occhi. Avrei preferito che uno delle due fosse stato in full size. Ed è proprio un set di tre mini powder puff per il contorno occhi. Super vellutati, molto carini. Però almeno qui ne abbiamo tre. Quindi tripletta approvata. Andiamo con la casellina numero 13. Abbiamo trovato questo prodotto. Inizialmente mi sembrava del brand Face D. In realtà no, il brand è Grown Alchemist, che non conosco. Ma di cosa si tratta? Ah, un gel esfoliante per il viso. Ok, come diversità di prodotti ci siamo. Si tratta però di una mini size 20 ml.
po' piccolina. Però, ok, sicuramente lo proveremo all'interno del pompelmo rosa. Sembra molto carina. Però voglio più make-up. Per adesso solo due prodotti make-up su 13 caselle. Quindi svegliamoci un po'. Me lo sento con la 14. Ah! Dal brand di Abercrombie abbiamo Fierce Cologne, che è un profumino, con lo spruzzino. Cioè, non sapevo nemmeno che Abercrombie facesse profumi. È uno dei cologne, quindi è molto leggera, in 10 ml. Carina. Non il mio genere, ma è maschile. Dice note marine, sensuali e calde. Però a me sembra un profumo maschile che non utilizzerei. Quindi questo dritto ad Angelo. Facciamo casellina 15. Facciamo 15 e 16. Magari ci può regalare gioie. Speravo fosse un mascara per sopracciglia. In realtà credo si tratti di un mascara classico in mini size. Questo qui è lo scovolino, quindi un classico scovolino in fibra che io di solito amo. L'avrei preferito però così piccolo perlomeno per le sopracciglia. In realtà è una mini size. Nella 16 abbiamo trovato invece questo brand che si chiama Madara Skin Organic Skincare ed è un'alternativa al retinolo, ma vegetale. Quindi si tratta di un siero viso. Suppongo sia una mini size perché un 15 ml, però anche qui ottimo per provare un brand magari nuovo. 17. Finalmente del brand Lia Cosmetics abbiamo un rossetto liquido. Qui dice Power Liquid Lipstick Color Blush. È un rosato, ma secondo me la combo sta benissimo con la matita di MAC per fare proprio un ombre lips sul tono marroncino rosato. Questo mi piace molto. Numero 18. Mi sento un po' quella dell'estrazione dell'otto. Hannah Yake Ultra Time. È una maschera da notte. Questo brand, come alcuni che abbiamo già scartato, non lo conosco. È un 15 ml, quindi anche qui penso una mini size. Ed è un balsamo da notte, una maschera notturna. Non l'apro perché ovviamente è sigillata. Serve a dare radiosità, a mascherare le linee sottili, a idratare. Ok, farei 19-20 perché da quel che ho capito fare doppiette promette meglio. Ben siete pronti? Bello! Allora, sono un po' scioccata perché c'è un profumino di Ariana Grande. E questo qua è una size proprio da collezione, che riproduce il packaging originario. Tra l'altro non ho mai sentito, quindi sentiamo subito. È sempre questo mood un po' zuccherato, dolce. Infatti dice vaniglia, cocco, ananas e dragon fruit. Beh, carino! Mentre nella casella 20, che era di fianco, abbiamo trovato del brand Gitti, un colore vegano per le unghie. Io amo questo colore, è tipo un burgundy bellissimo, un bordeaux, non lo so, lo amo, è tipo il mio colore di oggi. I love it, mi piace molto. Beh, stiamo arrivando alle caselle finali, quindi adesso direi di procedere con un po' più di cautela. Quindi casellina 21, del brand Florence di Millie Bobby Brown abbiamo trovato una mini size, sì perché è un 30 ml, dell'idratante classico della sua linea. Non l'ho mai provato, però anche questa è sigillata, quindi non mi va di aprirlo, ma sarà, immagino, una texture leggera. Carino. Mi aspetto un po' di succo alla fine, qualche size un po' più grande. Andiamo alla casella 22, che è abbastanza grande, quindi speriamo di trovare qualcosa di iconico. Casella grande, ma neanche troppo, perché è una maschera contorno occhi. Non so quanto costi, perché effettivamente sembra molto luxury. Del brand Star Skin Deep, che anche qui non conosco, ed è una maschera di quelle in hydrogel d'oro, The Gold Mask High.
quindi immagino. E c'è scritto che è per rivitalizzare il contorno occhi. Dai, carina. Abbiamo le ultime due caselle. Dai, per il momento mi piace molto. Mi piacerebbe ricevere del make-up in queste ultime due caselle. La 24 è troppo piccola, quindi mi fa un po' spavento. Andiamo con la 23. Ah, ok. Che bella. Questa qui è del brand Zoeva ed è un eyeliner pencil nella colorazione marrone. Adoro. Ho scritto? Wow, a parte che all'interno ha anche dei glitter, ma è un bel colore, proprio nocciola freddo. Secondo me è molto carina anche per degli smokey eyes. Casella 23, approved. Dove c'è del make-up, the Jess, approve. No vabbè dai, anche dove c'è la skincare. Andiamo con la casella 24, che come vi dicevo mi fa un po' paura. Cosa potrà mai esserci? Ma cos'è? Scusate, ma non avevo capito, quindi ho dovuto aprirlo. Questo qui è il prodotto. È sicuramente esteticamente molto carino, perché anche qui abbiamo un profumino da collezione di questo brand. Ha una profumazione diversa da quelle che abbiamo trovato, perché ha questo nettare di albicocca, leggevo, quindi è un po' dolce però fruttata. Ed effettivamente è descritta come una fragranza sensuale, che ci sta. Non lo so, al 24 mi aspettavo qualcosa di più. Magari piuttosto che un profumino da collezione, che non sono tanto fan, sicuramente belli. Però già uno mi va bene. Magari mi aspettavo, non so, una mini palettina per gli occhi. L'ultima casella mi ha un po' deluso, sinceramente. Anche perché abbiamo trovato già tre profumi e direi che bastano all'interno di un calendario. Anzi, quattro, perché c'è pure l'acqua di Sol de Janeiro. Su 24 caselle mi sembra un po' too much. Avrei preferito sacrificare tipo tre di questi profumi e ricevere qualcosa di make-up. Ora, alla fine questo calendario conviene, non conviene? Cosa ne penso? Sicuramente all'interno abbiamo un mix di prodotti skincare, fragranze e make-up. Praticamente quasi niente a livello di capelli o corpo. All'interno troverete quattro fragranze, quindi comunque vi deve piacere il mondo della fragranza. Io comunque ne ho tantissime in casa, aggiungerne altre, diciamo che non era una mia richiesta. Abbiamo anche due prodotti, due accessori, però make-up, quindi carini, utili, servono sempre. Alla fine dei conti però, quanto abbiamo trovato di trucchi e quanto di skincare? Praticamente, al di là degli accessori, solo quattro prodotti make-up e tutto il resto skincare, più che altro da provare in mini size. Allora, devo dirvi che è stato un calendario che sicuramente mi ha sorpreso in molte caselle. Ah, c'era anche questo make-up. Però mi aspettavo di più. Calendario multi-brand dal valore di 400 euro. Però alla fine di... andando al sodo, non lo so, lo promuovo per metà. Sinceramente mi aspettavo di più. Quindi sono sicuramente soddisfatta di quello che ho ricevuto all'interno di questo calendario, però sarei stata più soddisfatta con più make-up, meno profumi e meno mini size. Magari un po' troppo utopico, non lo so, fatemelo sapere voi nei commenti. Scrivetemi soprattutto cosa ne avete pensato, se ve lo aspettavate così e qual è stato il vostro prodotto preferito. Sicuramente il numero uno, quindi una full size di crema mani di Rituals, è stato un grande impatto iniziale. Poi personalmente con le mini size ho perso un po' l'entusiasmo, però ci sta in un calendario multi-brand inserire anche delle travel size in modo da provare brand nuovi, poco conosciuti. Probabilmente tra i miei prodotti preferiti del calendario, beh dai, lo sapete. Matita di MAC con questo rossetto, che secondo me sono una combo pazzesca, e matita occhi di Zoeva, che tra l'altro era da un po' che non sentivo. Sicuramente questi tre sono i miei preferiti. Se avessi avuto un calendario tutto così, sarei stata la persona più felice del pianeta Terra, però appunto, come vi dicevo, per 69 euro di sicuro ne vale la pena trovare tutti questi brand da poter provare e trovare prodotti in trend, tipo l'acqua di Sol de Janeiro, i prodotti di Florence, di Ariana Grande, MAC, Zoeva, quindi ci sta.
Quindi, per queste considerazioni finali, sicuramente se volete un calendario multi-brand che vi faccia emozionare ad ogni casella con prodotti diversi, ci sta più che altro anche per il prezzo, quindi 69 per 24 caselle, valore 400 euro, va benissimo. Niente, io mi sono divertita a spacchettarlo, sono comunque molto contenta dei prodotti che ho trovato, perché ci sono anche brand che non conosco, quindi non vedo l'ora di provare e farvi sapere come mi trovo. Spero che questo video vi sia stato utile o comunque che vi abbia intrattenuto. Vi invito a iscrivervi al canale se vi va di supportarmi, ve ne sarei immensamente grata. Se vi va vi lascio anche i miei link di TikTok, Instagram, eccetera, giù nell'info box. Io vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!